Questo lo rimettiamo, bellissimo, questo video artigianale, tutto il mondo a carta. Vediamo se va via tutta la linea. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco che entriamo adesso in onda, in diretta dalla 1024esima fiera di Sant'Orso. Buongiorno Arianna. Buongiorno, buongiorno Ivana, che piacere essere qui con tutti voi dalla millenaria. Siamo immersi nella fiera in questo momento. È veramente molto suggestivo, ma anche perché ormai qui nel padiglione, ma non solo nel padiglione, anche nelle vie di Aosta, le persone sono veramente tante. Ma già dalle 7:30 di questa mattina, Arianna, io ho messo il nasino fuori e credimi, era già pieno di gente. Era così, io in realtà ho camminato tra le viette del centro e di fatto c'era già tantissima gente. Sono andata inviata, Ivana, per Gazzetta Matin questa mattina. Assolutamente sì. A vedere l'inaugurazione. Il vescovo Lovignana ha benedetto in qualche modo gli artigiani della fiera e ha sperato che la divinità che sta con noi li ispiri sempre. E quindi vi facciamo vedere questo contributo, giusto Ivana? Ah, quindi non l'hai solo visto, l'hai anche registrato. Ma vedi che brava che sei! E possiamo inviarvi questo primo contributo dalla quarta questa mattina alle 7:30. Allora, siamo pronti per l'invio e giustamente, visto che sarò io qui in regia, devo imparare bene tutti questi movimenti. Ed eccoci pronti allora con, fammi vedere, eccola qua, l'inaugurazione della Foire de Saint-Ours, la 1024esima fiera. Il tutto è avvenuto questa mattina, Arianna Papalia era lì e quindi testimone oculare, ma ha voluto condividere con me, ma specialmente con tutti voi, questo momento. Vediamo se parte, eccolo qua, dovrebbe partire, vediamo un po', potremmo esserci, allora, no, eccolo, ci siamo, eccolo qua. Sono circa le 7:30, come potete vedere, i banchi degli artigiani sono già quasi tutti pronti. Per strada c'è già tantissima gente, immaginiamoci come sarà tra un paio d'ore. Sto andando ad Arco d'Augusto, dove la giunta regionale inaugurerà la fiera. Nous demandons avec toi que le Seigneur Dieu fasse rayonner sur le monde son visage et nous fasse grâce. Qu'il nous donne la paix. Demandons à Saint-Ours d'être intercédé pour nous et pour le monde entier. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à la confiance et prions le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Père,
Père Saint, fais rayonner ton visage sur les peuples en guerre et soutiens les efforts de ceux qui travaillent sincèrement à la paix. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Père Saint, fais rayonner ton visage sur les pauvres et sur les malades. Accorde-leur ta miséricorde et suscite notre charité. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Père Saint, fais rayonner ton visage sur tous les exposants et les visiteurs de la foire de Saint-Cours. Donne-leur la joie de vivre ces jours en esprit de fraternité. Nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Père Saint, fais rayonner ton visage sur notre vallée et donne-nous la lumière de la foi et le goût de travailler honnêtement et gratuitement pour le bien commun. Nous te prions. Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu notre Père, dans ta providence, tu as donné aux hommes et aux femmes la terre et ses produits, pour que leur travail contribue à pourvoir chacun des biens que tu as créés. Bénis les artisans et les artistes de la foire de Saint-Ours, pour qu'en se donnant à transformer ta création, ils comprennent quelle est leur dignité et qu'ils se réjouissent de contribuer au bien de la famille humaine, à la louange de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ritorna alla foire, la 1024esima, tantissima partecipazione. Qual è l'emozione già di prima mattina? Beh, l'emozione è di ritornare ancora una volta in mezzo ai nostri artigiani a visitare la produzione della nostra tradizione, della nostra cultura, quindi ci auguriamo che insieme a noi ci siano in questi due giorni tantissime persone anche da fuori, perché questa è davvero la rappresentazione più importante della nostra tradizione. Perfetto, un altro commento dalle prime ore, dalle prime luci della foire. Una grande emozione essere qui, sì. Abbiamo già intravisto opere di grandissima qualità, quindi sarà un piacere andare a scoprirle via via, ma soprattutto poi anche che ritrovare amici e facce. Sorry. A te. Ed eccoci di nuovo qui in diretta dall'Atelier des Métiers. Arianna Papelì è ancora con me, ma per pochi secondi. Perché? Esatto, tra pochissimi secondi veramente, andrò in giro per la fiera, qui all'Atelier des Métiers. Inizieremo a intervistare tantissimi artigiani e Ivana intanto vi racconterà la fiera da questa postazione. Allora tu sei pronta? Io sono pronta. Sei pronta, bene. Allora via, la fiera è tua. Non ti allontanare troppo però, perché poi io soffro di solitudine. Quindi tu mantieniti qui vicina in modo tale che ci possa essere sempre la possibilità poi di intervenire insieme in video. Però nel frattempo le curiosità che ci sono, bello poterle raccontare e vivere qui in diretta streaming. Ricordiamo aostanews.it, Gazzetta Mafè. O Asta TV, potete vedere questo streaming, lo state già vedendo se ci state ascoltando, su Facebook di Gazzetta Matenna, Asta News, oppure su YouTube, Asta TV. E visto che questo è proprio, diciamo, un piccolo esperimento, beh mica tanto piccolo, perché ormai il piccolo esperimento è stato fatto con la fiera di Don Nas, ma... oggi, vabbè, dai, è la seconda. Come la chiamiamo? La numero uno, la numero... No, la numero zero la è stata zero, quella... Esatto. A prova zero questa. No, questa quindi, non è zero, questa no. È 0,5. 0,5, è bene. Allora, voi siate con noi, raccontateci anche però, ecco, qual è la vostra percezione dall'altra parte del monitor, magari direttamente dal cellulare o dal computer. Arianna, pronta? Prontissima. Vai! Andiamo, a dopo, ci vediamo in giro. Allora, mentre Arianna si sposta, si sta muovendo,
stupendo, e io vedo se ce l'ho qua in campo, eccola qua, io ce l'ho, ho il piccolo ritorno di Arianna in modo tale da poterla contattare. Io la vedo anche quando si avvicina magari a degli artisti, a degli artigiani, da poter così capire quali sono le loro emozioni, le loro suggestioni e quanta preparazione c'è stata proprio per essere qui oggi alla fiera, perché è un lavoro veramente che viene fatto nel corso di tutto l'anno. Si parte già dal primo febbraio per arrivare poi qui in fiera esattamente un anno dopo e portare il proprio lavoro, il proprio frutto, la propria genialità, il proprio ingegno, io dico, perché poi la fiera è anche questo, è artigianato. E come quest'anno, insomma, viene detto e viene recitato, è proprio uno slogan: intelligenza artigianale, tanta roba. E grazie a Tullio Maccioce che quest'anno proprio con manifesti e video porta avanti proprio queste due parole, ha coniato queste due parole ma veramente importanti, intelligenza artigianale, e la fiera di Sant'Orso è proprio questa. Arianna, ti vedo, tu sei già vicino a qualche artigiano. Sì, Ivana, sono qui alla cooperativa Lozze, mi senti? Non è così facile mantenerla, perché sono veramente tante le persone. Ecco, ora ti sento, Arianna. Allora, perfetto, Ivana, mi vedi, mi senti? Dove sei? Benissimo. Allora, ti faccio vedere un po' lo stand. Ti vedo e ti sento. Sì, così inizi a percepire, a intuire di cosa stiamo parlando. C'è qualche difficoltà nell'audio, Arianna, te lo comunico. Ora mi senti? Si vedono le immagini, vedo dei... Ti sento. Raccontaci cosa stai curiosando, cosa stai allora, vedendo. Allora, se mi senti, Ivana, sono qui davanti alla cooperativa Lozze, che, come puoi immaginare, puoi vedere da queste bellissime primi piani che ti sto facendo, è una cooperativa che si occupa di tessuti, ma non solo, di ricamo. Provo, se mi senti, a intervistare la responsabile che è qui al banco. Ci sono problemi d'audio, vedo le immagini. Niente, Ivana, mi sposto. Mi sposto ancora un po'. Mi sposto ancora un po' perché a quanto pare non mi senti. Continuo ad andare avanti. Ti sento a tratti, purtroppo, ma questo è un problema che lo comunichiamo ai nostri telespettatori, certo, perché ci possono vedere, lo abbiamo detto, su Aosta News.it, questo per quanto riguarda Gazzetta Maten, e è sempre Gazzetta Maten, naturalmente il collegamento è sulla piattaforma YouTube, quindi su tutte e due. Ivana, ecco, io ti vedo le immagini, Arianna. Perfetto. Anna, vedo che ti stai muovendo nell'atelier, però purtroppo non ho il ora tuo mi vedi, mi senti d'audio. Ecco, adesso nuovamente ti sento, c'è veramente problema di collegamento, Arianna. Allora, adesso ti vedo e ti sento nuovamente. Benissimo, allora sto un attimo ferma qui. Fermati, vai. Se riusciamo, benissimo, se riusciamo a intervenire in questo momento, mi trovo davanti le sculture di, fammi leggere un po' un attimo, sulle targhette, Fabio Corna. Ti faccio vedere e poi proviamo a intervistare. Assolutamente sì. Allora, provo ad avvicinarmi nella speranza che la connessione ci regga a Fabio e alla sua scultura che iniziate a intravedere. Eccoci, va, siamo di fronte alla sua scultura. Se veramente se mi dai l'ok, domandi allo scultore.
Sì, esatto, okay, ora ti sento, un buon ritorno. Perfetto, allora entro all'interno dello stand di Fabio Corna. Proviamo a vedere se riusciamo a intervistarlo. Non riusciamo perché in questo momento sta chiacchierando un attimo con dei visitatori, ma appena finiscono ci proviamo. Certo, ma possiamo già dire che sono delle opere veramente molto particolari, molto belle. Queste rappresentazioni, la prima che hai inquadrato, se la vuoi nuovamente mettere in evidenza, eccola, veramente molto suggestiva. Rappresenta una donna e sarebbe bello veramente domandare all'artista, all'artigiano, cosa si è ispirato particolarmente a quest'opera. La Lopez, ti inizio a dare qualche dettaglio, si chiama L'Ascesa, è un titolo che vedo qui vicino all'opera, in attesa appunto di chiedere all'artigiano in più informazioni su questa opera. Andiamo un po' a curiosare nel suo stand, che è uno stand importante, abbastanza grande, con diverse opere. Tra l'altro non mi sembra che ci siano soltanto opere in legno, ma anche ceramiche, come puoi vedere. Sono veramente tante le situazioni e i materiali che vengono utilizzati dagli artigiani: legno, ferro, rame, pietrollare, cuoio, ceramica, pizzi, tessuti, veramente tanti i materiali utilizzati per esprimere la propria arte, la propria genialità. E allora Ivana, siccome Fabio era ancora impegnato, io vado ancora un po' più avanti, perdonami se ti ho interrotto. Richiedimi la linea quando mi vedi, mi senti. Stiamo dialogando, anche noi due. Sì, io adesso vedo delle persone, tu ti stai muovendo, sei con la telecamera, tu, operativa, vedo le persone. Sì, sono operativa, prova a entrare in questo stand. Sempre più numerose le persone presenti questa mattina allo stand. Allora, provo. Sì, ti sento, se mi senti tu, provo a entrare nello stand di Jon Sebastiano, se è giusto che così che si pronuncia, proviamo. Mi scusi, è lei Sebastiano? No. No, c'era un visitatore nello stand, ma è un visitatore, mi sembrava fosse l'artigiano. Certo, Arianna, questo è il bello della diretta. Cioè, certo, dice, poi ricordiamo sempre i nostri ricordiamo i nostri ascoltatori che io sono impiantata in Valle d'Aosta da circa un anno, quindi mi è difficile conoscere già tutti gli artigiani e soprattutto pronunciare in maniera corretta i loro cognomi, quindi mi scuseranno i nostri lettori. Ti scuso io a nome di tutti, Arianna. No, perché essendo valdostana, hai capito, con tanto cognome, certo. Credi? Infatti, Ivana, non iniziare a parlare in patois, perché qua le cose sono già complicate. E anzi, grazie per essere con noi, perché è veramente importante il tuo supporto. Dimmi. Grazie a te, Ivana, figurati. Arianna, con la linea accenno. Io mi permetto di dare, magari mentre ti accordi con lo scultore che sei lì, ecco, ci sei, perché volevo dare anche alcuni numeri della fiera, perché i numeri poi contano, perché quest'anno sono 1000 anni intanto alla millenaria, 760. Sì? Beh, io ti vedo, io ti sto lasciando la linea, quindi io non sono in video, c'è solamente la mia voce, però ecco, Arianna, ci sei, riprendo magari. Sì, ci sono. Io il comando alla postazione, comando poi per modo di dire, perché io dico sempre che c'è sempre uno staff molto importante dietro qualsiasi cosa si faccia, quindi importante il ruolo di tutti. Ma ecco alcuni numeri, Arianna, li ho qua scritti onde evitare qualche errore, dicevo 1016 gli artigiani che quest'anno partecipano alla millenaria, 760 i partecipanti nel settore tradizionale, 224 del non tradizionale, 32 i corpi e scuole di artigianato. E quindi
veramente tanti, è veramente sentita sempre di più la fiera di Sant'Orso. Arianna, ti vedo nuovamente in uno stand, può essere? Ti esatto, sono in uno stand, eccola. Passami la linea se mi vedi, perché sono nello stand di Luciano Regazzoni, che è qui di fronte a noi, e ora proviamo a intervistarlo perché la sua scuola ha vinto lo scorso Sant'Orso il premio Carlo Jean per la diciamo scuola di scultura più promettente. Allora, lui è un maestro artigiano e ora ci facciamo raccontare le sue opere, però ci facciamo anche spiegare e raccontare la sua meravigliosa realtà a Fenice. Va bene? Mi senti? A voi il microfono, Arianna. Sì, assolutamente, okay, a voi okay. Il microfono, quindi. Allora, Luciano, noi ci siamo già visti nel tuo atelier. E l'anno scorso la tua scuola, la scuola in cui tu sei maestro artigiano, è stata premiata. E ritorniamo qui a Sant'Orso. Che anno è stato quello dal 2023 in cui siete stati premiati, insomma? E arrivare qui fino al 2024 è stato un anno di grandi preparazioni. Sì, beh, buongiorno a tutti. È stata sicuramente, come avevamo già detto, una bellissima esperienza, una grande emozione aver ricevuto questo premio e anche l'appuntamento, quindi, dove avevo rimandato all'appuntamento fisso in fiera, eccoci qua. Quindi penso che sia anche quest'anno una grande fiera. L'affluenza mi sembra ottima. Luciano, nell'atelier dove siamo venuti a trovarti non ci hai fatto vedere tutte le opere di quest'anno, quindi ora è arrivato il momento in cui tu ce le faccia scoprire. Sì, quindi finalmente possiamo ammirare le varie opere, i personaggi medievali, poi ci sono i vari pannelli con gli uomo con il tatà, quindi nelle varie forme. Il tatà anche giocattolo, sempre con un uomo. Poi un pezzo, diciamo particolarmente, che era stata in laboratorio, è stata fatta solo proprio una piccola inquadratura, è questa antica torre con il personaggio, quindi personaggio che sta un po' a custodire, quindi il guardiano della torre. Perfetto. Allora vado a fare un po' di inquadrature molto più vicine alle opere. Ti ringrazio, auguriamo buona fuora a tutti gli artigiani. Grazie mille a voi e buona fuora a tutti. Eccoci Ivana, allora abbiamo sentito Luciano, faccio un po' di inquadrature, te le lascio come copertura e ti ridò la parola. Assolutamente sì, io sto vedendo le opere che stai mostrando a tutti noi, Arianna, e anche qui non ci sono parole, ma perché veramente sono molto suggestive e tutto questo racconta della Valle d'Aosta, racconta delle radici, delle tradizioni e tutto ciò che ha fatto grande questa fiera nell'arco di 1024 anni, e non sono pochi, sono veramente tanti. Ecco, allora Ivana, se ancora mi senti, ti faccio vedere. Semplicemente, ecco, io ti chiedo scusa per cose che sì, possono allora, succedere, magari non così. Esatto, consone, ti richiedo il collegamento, Ivana, perché sono in un... sto osservando una opera meravigliosa. Però il collegamento allora, questa... a volte, ecco, fa un po' così. Ecco, ci sei, Arianna? Riesci a vedermi e a sentirmi? Ti vedo nuovamente, quindi ecco, sei nuovamente in eccoci video. Allora, come vedi, sto inquadrando una scacchiera che ruota. Come vedi, questa scacchiera è una scacchiera inusuale, non è piana, ma è affatta a livelli. E se molti valdostani hanno l'occhio per intendere dove sono, questi sono gli gnomi medievali di Manuel Baravex. Eccolo. Ora vado a carpirgli un'intervista e ci facciamo raccontare da lui cosa e come gli è venuta in mente questa idea. Ciao! certo,
Scacchiere ne avevo già fatta una, quest'anno volevo svilupparmi più in verticale per fare una cosa diversa, un tipo di scacchiera diversa, e sembra che sia stata apprezzata, meno male. È infatti meravigliosa. Emanuele l'anno scorso ha vinto il premio a Santos per il suo petipegno, sì. E quest'anno ce ne presenta di nuovi, giusto? Sì, esatto, l'anno scorso ho fatto i signori di ogni comune, quest'anno ho riproposto il discorso dei comuni facendo i fanti. Ok, quindi quest'anno 74 fanti. E ora andiamoli a vedere. Emanuele, grazie e ti auguriamo una buona fiera. Grazie a voi, buona fiera a tutti. Allora Ivana, ancora una volta quindi ti lascio con le immagini di Manuel Baravex e dei suoi gnomini e ti rimando la linea. Ed eccoci nuovamente a parlare della fiera, qui tra l'altro nell'atelier des métiers. Ricordiamo che l'atelier des métiers è proprio lo spazio dedicato agli artigiani professionisti di tradizione, dove espongono e dove vendono le proprie opere. E altre curiosità possiamo dirle, allora vediamo di riacquistarci, eccoci qua, magari riacquistato lo schermo intero mentre Arianna sta continuando a, io dico curiosare, cercare delle curiosità per quanto riguarda la fiera di quest'anno, la 1024esima fiera di Sant'Orso. Ci sono delle novità che io mi sono annotata, perché è interessante poi magari proprio andarle a vedere, andarle a scoprire. Io non dico insieme, ma magari personalmente sì, perché c'è dunque una mostra che è dedicata, adesso vediamo se riesco, perché fa anche freschetto, quindi ecco, mi si sono un attimo, ecco, una cosa interessante, poi vi parlo della mostra, una mostra tutta al femminile, ma prima ancora di questa è la collaborazione che il mondo del design, la Coppa dell'Amicizia, realizzata da Matteo Ragni, vincitore di 2 compassi d'oro e da alcuni artigiani, quindi questa Coppa dell'Amicizia è stata realizzata, ma la cosa interessante è che questo progetto, presentato proprio qui in atelier, poi vediamo magari se Arianna riesce a andare a parlare, a colloquiare direttamente con chi l'ha realizzata, ma questo particolare progetto verrà proprio mostrato ufficialmente alla Milano Design Week, in programma dal 15 al 21 di aprile 2024. Questa è un po' una novità, una curiosità molto interessante, perché è questo oggetto, la Coppa dell'Amicizia, proprio oggetto simbolo della fiera, che esce da quello che è la fiera di Saint-Ours e andrà a farsi vedere ancora in un'altra fiera molto, molto importante, la Milano Design Week. Ecco, Arianna, tra l'altro io vedo il ritorno che adesso è in piazza Chanou, e Arianna, sei in piazza Chanou, sei uscita dall'atelier? Vediamo. Sì, Ivana, sono uscita dall'atelier, ho avuto voglia di andare a fare un giro qui tra gli artigiani in piazza e sì, provo anzi, sai dove ti porto? Perché vedo che qui in fondo si stanno svolgendo delle rappresentazioni, mi sembra di capire, vediamo cosa vedo degli artigiani con, eccolo, allora guarda dove ti porto, Ivana, innanzitutto Casetta sta già mangiando ora, la bocconà, guarda da chi ti porto, buongiorno. Buongiorno, allora guarda chi ti faccio vedere. Cosa fai? Allora, noi siamo in diretta su Gazzetta Maten. Gazzetta Maten. Volevamo darti un saluto. Tu che sei uno delle istituzioni. Grazie. Di questa fiera. Io vi saluto e ringrazio del vostro saluto, della vostra presenza. Mi fa sempre piacere che venite a visitare, in modo particolare, giorno della fiera.
Ma stai già mangiando, vedo. Adesso sto mangiando, bevendo con gli amici. Ok, allora... Sono le cose belle della vita. Allora, prima di lasciarti, e siamo con l'artigiano Casetta, ricordiamolo, una delle istituzioni della fiera, prima di lasciarti a mangiare con i tuoi amici, raccontami qual è l'opera che hai portato quest'anno. No, più di una opera. Ecco. Il caso è che bisogna andare a vederlo nel banco. Allora mi porti a vederlo oppure vado da sola e ti lascio mangiare e poi me lo fai vedere dopo. Va bene, dai. Vieni che ti faccio vedere le mie opere. Occhio a Nino, occhio a Nino. Allora, vi ricordo nuovamente che sono qui con l'artigiano Casetta, uno degli artigiani storici anche più longevi della fiera, e ora mi sta portando, eccolo qui vicino a me, a vedere, a scoprire. Allora, cosa vuole sapere? Le opere di quest'anno. Ecco, ho fatto il falegname che è dietro a lavorare, preparare dei mobili per la fiera di Sant'Orso. Fantastico. È sempre le cose belle. Poi abbiamo fatto questo santino, Sant'Anselmo. Lui è Sant'Anselmo. Questo. Poi abbiamo fatto il... Ecco, torniamo dal punto, che è un regalo per i bambini, sempre bello da vedere. Sì. Ecco, allora, poi abbiamo fatto lo view e la Ghige, lui che fa la polenta e lei che fa il cantagliolo. Arianna, in questo momento, okay. Arianna, ecco. Sei tornata, eh? C'erano alcuni problemi di audio. Che bello, perché... Innamorati. No, Arianna, e invece questa, Fernando, è una delle tue storiche opere. Proviamo a vederla ed è la Desarpa, la famosa Desarpa de Vertosan. De Vertosan. Sempre. E lì è il balletto. Arianna, io non ti sento, vedo le tue immagini ma non ti sento, e quindi sto riprendendo io la linea qui dal punto di informazione dell'Atelier des Métiers. Magari se ti sposti un attimo puoi ritornare anche con l'audio per tutti coloro che stanno seguendo questa diretta streaming, ma nulla, non c'è il ritorno di linea per Arianna. Arianna, come nuovamente la linea, poi fatti nuovamente sentire, ma semplicemente vediamo se riusciamo a farci vedere. Stai guardando, è veramente di molto interesse e bello da poterlo. Allora, non ti vedo, ma tu saluta coloro che ci stanno seguendo. Ecco, le immagini ci sono, Arianna si sta muovendo in questo momento. Ciao. Però mi senti di nuovo, Ivana? Ci sono problemi di audio. Arianna, ecco, io adesso ti vedo ma non ti sento più. Ci sei, Arianna? No, Arianna non c'è. Io sì. Siamo noi. Sì. Ci siamo nuovamente, Arianna. Eccomi. Ti senti, Arianna? Io ti sento. Eccola. Allora, siamo nuovamente in linea. C'è stato un momento di buco, un momento di nero. Ma come stavo spiegando a tutti coloro che ci seguono in questo momento, il problema è che ci sono anche molte persone. Tutti usano telefonini, cellulari, tablet e quant'altro, computer, e quindi è difficile mantenere la linea. Ti prego, continua con le tue curiosità. Allora, Ivana, se mi senti, vediamo le immagini. Ora provo
a intervistare uno degli artigiani pluripremiato di questa fiera, che è Guido Diemo. Stiamo vedendo intanto che si libera un attimo la sua gigantesca opera, è veramente grande, e questa opera rappresenta la sua Festa dei Coscritti del 1968. Ti faccio un po' di dettagli per farti vedere che perizia artigianale, che capacità, no, di estrapolare dal legno tutte queste, tutti questi personaggi. Sono ben 12, se non ricordo male, i personaggi che Guido ha inserito in questa opera. Guido è conosciuto qui in Valle d'Aosta per essere lo scultore della memoria. E ora è qui, lo vedo che sta chiacchierando con i suoi amici, vediamo se riusciamo un po' a disturbarlo e a provare a raccontare dalle sue parole stesse l'opera. Eccoci nuovamente. Sta intervistando l'artigiano, Arianna? Sì, ora ci provo. L'opera è veramente molto bella e suggestiva. Altre curiosità mentre Arianna sta cercando di collegarsi. Tra le novità di quest'anno, beh, una cosa molto interessante che riguarda l'iniziativa proprio della Chambre. La novità è che la Chambre ha deciso di utilizzare, pensate, carta riciclata per realizzare 24.000 foto, il video, siccome che sta girando, che ha dato per i premi, tutti gli artigiani e le imprese della fiera, in modo tale che il logo della fiera entra e esca dalla fiera stessa e venga poi portata nelle case di tutti coloro che non solo visitano la fiera ma portano con sé un piccolo omaggio. Ecco Arianna, ecco, magari puoi riprendere l'intervista con l'artigiano perché eri assente in audio. Arianna, ci sono proprio seri problemi, Ivana, di collegamento. Io vedo che Arianna si muove nella piazza, in piazza Chanù, ma il ecco, ti sto sentendo Arianna. Mi senti? Eccomi. Arianna, sono ti ancora... invito magari a venire veramente più vicino. Sì. Ci sono, come ti stavo dicendo, ci sono veramente alcuni problemi di connessione, quindi se ti avvicini al punto informazione, ti vedo che ti stai avvicinando, magari qui c'è più connessione. Io stavo raccontando allora, anche di questa... Ti lascio la parola, Ivana, e provo a entrare dentro. Esatto, stavo raccontando proprio di questa iniziativa della Chambre, veramente così molto interessante, ma interessante perché veramente il fatto di venire in fiera e c'è chi si compra degli oggetti, dei ricordi, dei souvenir, chi si compra proprio poi delle opere anche molto importanti, ma la cosa bella è poter portare a casa o regalare a qualcuno questi oggetti e avere il logo della fiera in questi sacchetti che sono stati dati, come vi dicevo, a tutti gli artigiani, a tutte le imprese proprio qui in fiera da parte della Chambre, in modo tale che il logo della fiera venga portato in giro per il mondo, diciamo questo. Poi ancora altre cose interessanti di quest'anno, beh, una conferma, anche quest'anno si svolgerà la Veillade Peychaud e l'appuntamento alla Cittadella dei Giovani dalle 14 alle 18. Tutti, non tutti piccoli, sì, beh certo, tutti piccoli, ma non solo loro, anche gli adulti sono proprio invitati questo pomeriggio, tra poco, perché oramai ci siamo vicini alle 14 a partecipare alla Veillade Peychaud. È veramente molto, molto interessante e molto bello che si possa dare molto spazio a quello che sono i bambini, perché fin da piccoli la propria fantasia
la propria genialità viene stimolata, e per i genitori è anche interessante capire le tendenze, i talenti dei propri figlioli per poterli magari far partecipare alle scuole, alle molte scuole di artigianato che ci sono in Valle d'Aosta. Quindi partendo dalle basi, si può diventare veramente veri artisti. Ma io sto dicendo questo perché spero che Arianna mi ascolti, ma semplicemente perché mi diceva che lei è molto interessata all'artigianato e era non solo incuriosita, ma avrebbe partecipato personalmente a una di queste scuole, ed era, volevo proprio domandarle questo, poi glielo domanderemo quando arriva qua, a quale di queste scuole ha deciso di partecipare, perché veramente sono molte le possibilità, dal legno alla pietrollare, al ferro, come abbiamo detto, al cuoio, ai tessuti, quindi sono molte le situazioni laddove si può imparare l'arte, imparare l'artigianato, la tradizione. E io sto guardando, ma Arianna non la vedo ancora in connessione, allora magari parliamo anche di altre cose che stanno prendendo spazio, ma spazio molto importante, perché l'anima non è solo qui in piazza, beh oddio sì, l'anima dalla fiera, possiamo dire che tutte le vie di Aosta ci sono gli artigiani che espongono opere fatte col cuore, opere fatte veramente con le mani, io dico sempre, ma non solo le mani, ma con il cuore. Ma vogliamo ricordare anche il padiglione enogastronomico in piazza Pluv, lo spazio dove le imprese enogastronomiche valdostane espongono e vendono i loro prodotti. E poi ancora in questi due giorni di fiera, gli artigiani che espongono per le vie del centro storico e possono essere presenti, possono rifocillarsi nei punti rosso-neri. Eccola Arianna! Sono ritornata qui da Ivana e mi sono fatta un po' un giretto, abbiamo fatto un po', preso le misure, Ivana. Sì, le misure? Le misure tra di noi per capire un po'. No, perché tu sai, io ho confessato ai telespettatori in questo momento che tu eri affascinata dall'artigianato, pietra, ferro, tessuto, perché tu mi hai detto voglio iscrivermi a una delle scuole. Quale? Cosa vuoi diventare da grande? Cosa vuoi diventare, Arianna? A me piacerebbe molto imparare a scolpire. A scolpire. Proprio. Perfetto. Allora poi mi dirai a fine diretta a quale scuola, ma magari a fine fiera, ci concediamo anche domani, a quale scuola ti vorresti iscrivere, perché sai che bisogna passare un esame per iscriversi, un po' come la Bocconi. Chiaro? Non è vero. Direi che aspettiamo di vedere quale scuola è premiata questa. Benissimo. Allora noi andiamo un attimo in pausa, assolutamente un po' in pubblicità e torniamo tra un paio di minuti. Thank you.
E dopo questo spot veramente molto molto bello, video realizzato da Tullio Macioce, noi rieccoci qui nuovamente in video, in audio. Arianna, eccoci, va. Papalia e Tana Cretier, eccoci qua. Tu stai andando? Eccoci qua, pronte a tornare per questa diretta. Arianna, lascio a te il microfono, il video, raccontaci della fiera. Vai, via libera. Eccoci, Ivana. Sono ritornata nell'atelier. Ora ti faccio entrare in qualche meraviglioso scelto. Siamo più nella zona dei falegnami, degli artigiani, come potete vedere. Ci sono più complementi d'arredo da questa zona, e modalità tutte valdostane per allestire, per abbellire la propria casa. Questo è uno degli stand, lo stand di Mirko Mario Bognier, che però non c'è. E proviamo ad entrare nella falegnameria Luca Alison, che però è in questo momento un attimo impegnato al telefono. Intanto vi faccio vedere le sue opere, ma ritorniamo dopo quando è più tranquillo. L'atelier è veramente ricchissimo di opere di artigiani. Guardate quanto sono belle queste, guardate che meraviglia queste opere di Enrico Massetto. Invece qui c'è un Barmas, Strazio e Dolore, è un uomo che si indossa la mascherina. Guardate quanti anche figli così che fotografano la fua. Allora, facciamo un giro molto veloce qui nell'atelier e poi intervistiamo artigiani e partecipanti a questa meravigliosa fiera. Ecco qua una di quelle caratteristiche, l'avevamo visto prima da Fernando Casetta, Ivana, e lo ritroviamo qui anche all'interno dell'atelier des métiers. Questa è una tipica merenda della foire. Queste sono le abitudini, le buone abitudini della fiera. Esattamente, esattamente. Qui siamo sul retro. Come vedete è molto faticoso anche camminare, le persone sono veramente tante, tutte curiose che si fermano con gli artigiani a chiacchierare. E dicevamo, Ivana, che ci sarà anche una mostra sull'artigianato delle donne qua, vicino all'atelier. Allora, proviamo a entrare qui in questo stand. Buongiorno, posso fare l'intervista? Siamo in diretta sulla Zotta Matera. Allora, innanzitutto il suo nome e cognome? Aldo Villegas Castiglioni. Aldo, cosa hai portato qui nel tuo atelier? Qual è la tua arte? Io sono un maestro artigiano della lavorazione della pelle del cuoio e quest'anno ho portato gli articoli che porto tutti gli anni, quelli tradizionali e non, e ho fatto come pezzo nuovo una borsa da medico. Ce la fai vedere? Ma certamente. L'articolo è questo, è un vitello seminappato del colore amaranto,
e è una lavorazione che non faccio spesso, ecco, l'ho portata quest'anno per la fiera come novità. Perfetto, grazie tante, buona fiera, grazie. Io continuo a guardare le tue opere, grazie. Ecco qui, siamo entrati in uno stand di un artigiano che si occupa del cuoio. E invece ora vi faccio entrare nella magia delle lanzette. Ivana, come tu sai meglio di me, le lanzette sono una delle maschere storiche della Cuba Freida qui in Valle d'Aosta, e ci sono delle sarte che si occupano della realizzazione di questi, di queste maschere, di questi vestiti che sono pregiatissimi. Ora proviamo a intervistare la sarta. Buongiorno, scusatemi, sono da Gazzetta Maten, siamo in diretta. E io che lei è la sarta delle lanzette, e mi racconti un po' la magia di creare abiti come questo. Beh, la fortuna di poter fare un lavoro che è fantastico, in più la mia passione, perché ho sempre avuto la passione per il carnevale, ho fatto carnevale fino a un paio d'anni fa e non è detto che io abbia smesso del tutto, la mia lanzetta è sempre appesa nell'armadio, sempre pronta a uscire. E la fortuna, come dicevo, di poter aver fatto di una passione il mio lavoro. Io. Ricordiamo il suo nome e cognome, e di che paese è lei, lanzetta? Allora, Susie Robin Valpelin, e niente, lavoro un po' per tutti i carnevali della Cumba, quelli che usano le lanzette, quindi ho dei costumi un po' sparpagliati da tutto. Adesso sono già un po' di anni che lavoro, quindi di costumi miei ce ne sono già parecchi in giro. Quanto tempo ci vuole a realizzare una lanzetta e fino a quanto può costare? Allora, io ci impiego circa un mese e qualcosa per fare una lanzetta, e il prezzo solitamente si aggira intorno ai 2002-2005. Benissimo, quindi se volessimo comprare una lanzetta, come facciamo a trovarla? Vabbè, mi trovate a Valpelin. Oppure mi trovate sì, su internet, insomma, il mio profilo Facebook. Infatti tanti mi trovano su internet, perché comunque sanno che ci sono, mi trovano. Chi ha bisogno di fare le lanzette mi trova. E niente, basta una telefonata, ci si mette d'accordo, ci si parla. Quindi ricordiamo come trovarla, ad esempio su Facebook o su internet oppure qua in atelier ancora fino a domani sera. E se no tramite conoscenze, basta chiedere di Susi, mi trovate. Perfetto Susi, grazie e buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Benissimo. Dopo averci immersi in questa atmosfera festosa delle lanzette, procediamo qui nell'atelier. E vi faccio vedere un'artigiana che si chiama Barbara e che sta scolpendo. Barbara, giusto? Sì. Ciao Barbara, siamo in diretta. E ciao a tutti, ok? E volevamo vedere cosa facevi, quindi ci mettiamo vicino, okay, a te. Io lavoro e in realtà sto scolpendo una gatta che fa parte della mia linea, che si chiama Agata. Agata. Che è anche quella che è parte della mia lampada molto particolare, dove c'è questa agata molto curiosa che cerca di capire cosa sta succedendo all'interno della lampada. E niente, questa è una più grande, solo per fare una dimostrazione per la fiera. Ok, facci vedere come scolpisci, noi ti riprendiamo così in diretta. Vado molto piano perché altrimenti nei punti questi, che si chiamano fibra corta, rischia di spezzarsi per esempio la zampa. Quindi ci sono punti dove si può andare molto più tranquillamente, punti invece come questi che un colpo sbagliato potrebbe rompere parte della scultura.
Invece, esempio, qua problemi che si rompano non ce ne sono. Barbara, intanto che scolpisci, provo a farti delle domande, vediamo se riusciamo a fare entrambe le cose. Ci proviamo, con una donna ce la possiamo fare. Di solito siamo conosciute per essere multitasking. E da quanto tempo fai questo? Allora, dalla mia prima scultura sono passati 8 anni. Io ho studiato con Simone Aglione, lui è stato il mio maestro. Ed è la prima volta che mi ha insegnato a prendere in mano una sgorbia e un mazzuolo, sono passati 8 anni, che lo faccio proprio di mestiere, e ho aperto la partita IVA ad ottobre dell'anno scorso, e quindi è proprio da poco. E niente, dopo aver fatto bottega a scuola, sempre con Simone, che mi ha insegnato l'arte della scultura a tutto tondo. Meraviglioso. Allora noi ci andiamo a fare un giro tra le tue opere, ricordiamo a chi ci sta guardando, ci sta seguendo, come ti si può trovare. Sui social, sempre, su Barbara Legno Art, sia su Instagram che su Facebook, oppure per il momento alcune delle mie opere sono anche già all'IVA, quindi in realtà si possono acquistare anche direttamente lì. Poi più avanti magari non dico che non possa mettere magari un e-commerce, perché no, ecco. Perfetto, allora ti troviamo online e qui all'atelier fino a domani, giusto? Fino a domani, esattamente. Perfetto, grazie a te, grazie a tutti, ciao. Ciao. Grazie. Stai curiosando tra le opere? Arianna. Può essere passati dall'atelier di Barbara Caratti. Andiamo ancora avanti, qui nell'atelier, e poi vi porto fuori, usciamo. Stai curiosando tra le opere, Arianna? Per le vie di Aosta, che sono gremite di artigiani. Allora, invece qui siamo con Chantal. Ciao Chantal, faccio una ripresa, vediamo se riesco. No, nessuna domanda. Conti, eccoci, siamo qui con Chantal Godio. Sento che sto bene, che c'è tanta gente, che sta andando molto bene, oggi siamo entrati nel vivo della fiera, ma... Benissimo, è andata benissimo anche nei giorni scorsi, anche ieri, che era lunedì, un giorno su settimana, abbiamo visto gente come domenica. Proprio. Ma Chantal, raccontami un po', questa mattina ti sei alzata presto, come tutti gli artigiani che hanno il banco, quindi sei arrivata prestissimo o te la sei presa con più calma? La sono presa con comoda, ormai anni di esperienza, ho preso un alloggio qui ad Aosta e quindi sono arrivata alle 8 qua, con comodo, proprio comodo. Sì. E cosa ci può... partita fiera quest'anno? Allora, quest'anno ho portato delle bellissime cose per me, che sono i classici castelli di carte con le mie gallinelle. E andiamo a vedere, ci avviciniamo, andiamo a vedere, vieni andiamo con me. Andiamo a vedere, avanti. Allora, Chantal Godio è una ceramista. E quest'anno ci ha portato queste nuove opere. Allora, spiegacele un po'. Allora, sono fatti con una porcellana un po' particolare che ha della cellulosa all'interno e che quindi viene cotta a 1300 gradi, quindi sono belle e robuste queste carte nonostante siano molto sottili. E poi ho studiato una decorazione, appunto il jolly, il re, c'è la donna, insomma ho studiato un po' di grafiche che ho applicato a queste mie carte per fare appunto il collage.
l'immancabile galletto anche nella tua forma di ceramica. Insomma, il galletto di Sant'Orso non manca mai, neanche a te. Che non manca mai il tatà, assolutamente. Il tatà, infatti sono andati tutti via, non me ne sono praticamente rimasti. Allora andiamo a vedere il tatà. Proprio, è rimasto proprio qualche pecorella, un tacchino e due cavallini. Quindi siamo alle ore 11:31 e i tuoi tatà sono già finiti. Vado a fare la fiera. Vado a fare la fiera. Va bene? Vengo con te a intervistare gli artigiani, vieni, se va bene. Vieni insieme a me. Allora, aspetta che ci giriamo la telecamera. Allora, da chi? No. Ok. Cioè, veramente il mondo che non potete neanche immaginare. Ci mettiamo qua, facciamo un po' di pubblicità anche all'IVAT. All'IVAT, ok. Ricordiamo cos'è l'IVAT. L'IVAT è l'istituto di artigianato valdostano che promuove i nostri prodotti. C'è proprio un negozio qua, ci sono diversi punti vendita in tutta la Valle d'Aosta, ci sono anche diversi corner e potete trovare i vari prodotti degli artigiani valdostani. Perfetto, e ci sono anche i tuoi. Assolutamente. Se quelli che non sono già stati se volete comprati. Trovare i miei animaletti, quelli piccoli, la pecorella, la gallina, il gallo, eccetera, eccetera, li trovate all'IVAT, quindi in questo stand fino a domani, e poi tutti i punti IVAT, ce ne sono diversi, Valle d'Aosta, giusto? Sì, c'è Yacht, Cogne, Aosta, poi c'è qualche corner tipo Stempier, Forte di Bar. Perfetto, allora andiamo a vedere i musicanti. Io quando mi metto a vendere? Allora ti lasciamo qui vendere. Allora andiamo a vedere insieme. Allora Chantal, da quanti anni senti la musica di Sant'Orso? Allora, io ho iniziato nel 2014 con il banco in via Sant'Orso e poi ho fatto ancora un anno con il banco, dopodiché sono passata come professionista e ho iniziato a fare l'atelier. Quindi insomma, esatto. C'è dell'esperienza. L'esperienza di 10 anni. Quest'anno sono 10 anni di fiera, allora, non è tantissimo rispetto a tutti gli anni che hanno molti. Chiaro, però sono 10 anni. Sì, assolutamente. Va bene Chantal, allora noi ti salutiamo, andiamo ancora a farci un giro qui tra gli artigiani. Ci vediamo ancora oggi e tutto domani, giusto? Va bene, vi ringrazio, ciao, vi aspetto. Ciao Chantal, grazie. Andiamo ancora oggi e tutto domani. Arianna, 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 ecco, ti sto chiamando perché ho visto che hai intervistato la Chantal Godio. Sì, ti saluto tanto. Non mente, perché è stata veramente molto brava nel descrivere quello che sta facendo ormai da anni. Chantal, ricordiamo, è figlia del giornalista Renato Godio, quindi un saluto a tutta la sua famiglia e al papà che purtroppo non c'è più, ma è veramente un grande giornalista della RAI e la sede regionale per molti anni. Arianna, sei ancora in giro? Sei in piazza? Sì, sono ancora in giro e grazie Ivana che ci dai queste chicche, che ci aggiungi questi dettagli che chiaramente impreziosiscono il nostro racconto. E sono qui fuori in Piazza Chanou di fronte all'istante. Guardate che sabot giganti che ci sono qui. Allora, questo è il banco di Sartor Gontran. Speriamo che io l'abbia pronunciato bene. E ora provo ad intervistarlo. Lascio nuovamente la linea allo schermo. Buongiorno. Siamo in diretta da Gazzetta Matenza. E volevo intervistare lei,
che si chiama? Io sono Gontran Sartor. Ok, ho cominciato bene. Sane. Esattamente. Ci racconti un po' come ti metti di fare questi sabò così grandi? Ma i sabò così grandi? Li ho fatti una volta perché me li hanno ordinati e da loro ho visto che potevano piacere, così poi comunque alla fiera fanno la loro scena, tutto quanto, possono piacere e voilà. Il sabò fa parte della tradizione valdostana? Fa parte della tradizione valdostana, sono sempre stati fatti ad Ajax, i sabò fatti in questo modo qua, e sono sempre stati fatti in pino cembro, tutto quanto. E appunto, tu sei di Ajax? Sì, sono di Ajax. Hai dentro di te, nella tua arte, la tradizione di Ajax? Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Perfetto. E se volessimo comprare tutti questi sabò, dove ti troviamo? Vi trovate, io un laboratorio su Lantagnò, e poi se volete mi trovate, vi do il numero di telefono, quello che è, e mi trovate. Perfetto, allora ti auguriamo una buona fiera e noi andiamo a farci ancora. Perfetto. Ciao, buon viaggio, buona ciao. Giornata. Ci raccontava Gontran che i sabò, queste calzature di legno, sono originarie della Val d'Ajas, esattamente dove è originario, e abbiamo fatto un po' un giro tra il legno, la scultura, la ceramica, con Chantal Godio, e ora da Silvano ci facciamo raccontare un po' le difficoltà di lavorare la pietra ollare, che è un'altra delle materiali che si vedono qui all'acquario, e quali sono le opere che ha portato quest'anno Silvano. Allora, Silvano, buongiorno. Sei tu Silvano? No, sei il figlio. Dov'è il papà? Dove è andato? Papà penso che è andato a mangiare adesso. Quindi tu non puoi raccontarmi tutte queste opere, oppure sì, sei anche tu uno scultore? Io no. Allora facciamo che ritorniamo dopo a trovare Silvano. Silvano Salto. Silvano Salto, così ci racconta la difficoltà, dicevamo, di lavorare anche la pietra ollare. Perfetto. Ciao, grazie. Ok, procediamo ancora nel nostro viaggio e dopo la pietra ollare, di cui non abbiamo trovato uno degli scultori, ma ce ne saranno tantissimi altri e avremo modo di trovarli e vederli, ci fermiamo nel banco dei famosissimi e tradizionalissimi fiori di legno valdostani. Qui c'è Ghirello Bianca, sempre nella sua postazione, è sempre qui, ora proviamo a intervistarla. Bianca, buongiorno. Buongiorno. Siamo in diretta su Gazzetta Materna. Sì. Volevamo che ci raccontassi un po' dei tuoi meravigliosi fiori di legno, come si realizzano. Grazie per il complimento. Come si realizzano? Di solito vanno a ruba, giusto, questi fiori, e come stanno andando queste prime ore di fuoco? Allora, guarda, sicuramente il fiore va sempre, anche perché è un prodotto che ha un prezzo relativo, tra virgolette, e poi rallegra, no? Il fiore rallegra. Come si fanno? Beh, si prende naturalmente la piallatura del legno, si pialla il legno, e poi con tanta pazienza e tanto amore, perché ci va anche quello, si comincia a lavorarlo. Il sistema che uso io è a caldo, perché altrimenti il legno non riesce a piegarlo, e quindi ci va il calore e ci va anche l'umidità, per cui va bagnato, per cui una volta disegnato, ritagliato il petalo, lo bagno e poi lo piego, perché allora così riesco a ottenere questa forma che altrimenti non ci riuscirei. Perfetto. Allora Bianca, lascio al suo banco e ai suoi clienti, le auguro una buona fiera. Allora, grazie. Grazie. Italiani. Eccoci qua. Allora, abbiamo fatto un po' di giri all'interno dell'atelier. Fuori dall'atelier, ma ci sono ancora tantissimi artigiani da intervistare, tantissime novità da trovare, tantissime curiosità da scovare. Questa prima parte di diretta termina qui, ma inizierà un'altra a breve, ancora
sempre tra gli artigiani e con tante interviste anche ai visitatori e passanti per raccontarci un po' qual è il sentimento, l'impressione di questa Foire, la 1024esima edizione. Allora io vi lascio e ci vediamo tra poco.